Ben ritrovati con un altro appuntamento di A tu per tu, la nostra trasmissione quest'anno assolutamente dedicata alla politica, quindi interlocutori che appunto hanno comunque un ruolo nel panorama politico nazionale o locale, sempre in compagnia ovviamente del nostro Davide Benvenuti a Faltoni, tutti, che tra l'altro vedo buongiorno. una nutrita scaletta in Sì. questa puntata che vede ospite Marco Donati. Marco Donati, ex Buonasera, parlamentare salve. del Partito Democratico, tuttora credo esponente di questo partito, assolutamente con la tessera in tasca, non so quanto se la tenga stretta oppure no, questo poi magari cercheremo di capirlo. Detto questo, insomma, io partirei velocemente, il nostro C'è tempo anche non quasi è. un'altra ricorrenza. Se registravamo ieri era una giornata storica, il 4 dicembre. Ah, è vero! Ma ci picchia com'è cattivo lei subito fin dall'inizio questo 4 dicembre che sicuramente nell'agenda di Marco Donati non sarà una data da ricordare, o No, quantomeno. però è una questione, si potrebbe essere anche affrontata alla luce di quello che sta accadendo in questo Vogliamo partire proprio da questo 4 dicembre che insomma per Matteo Renzi è stato indubbiamente insomma l'inizio del declino, no? Di una leadership che comunque fino a quel momento era stata abbastanza forte e importante. Marco Donati è stato definito un renziano della prima ora, poi anche tutte queste, no, queste sigle, Ma queste. forse ultimamente un po' meno, Beh, ma della prima ora eh? Sì. sicuramente, della prima ora sicuramente. Insomma, essere anche così accomunati ad un leader nazionale, poi a livello anche territoriale, che cosa significa? Però partiamo appunto, come diceva lei, da questo 4 dicembre, che a questo punto, insomma, è stato indubbiamente uno spartiacque, no, nel Partito Democratico. Beh, tanto io la mia autonomia politica la rivendico così come rivendico anche il fatto di aver sostenuto una fase che era entusiasmante di cambiamento, che ha prodotto su me anche risultati di grande rilievo. Il 4 dicembre ci ricorda una data che chiaramente ha preso un valore politico ed è stata identificata con Matteo Renzi. Forse è davvero il reale errore di tutta questa vicenda. Ci troviamo a 2 anni di distanza con un governo che è frutto chiaramente di una legge elettorale proporzionale, quindi con il 4 dicembre di fatto il Paese ha rinunciato a un meccanismo maggioritario con il quale semplificare il quadro istituzionale e scegliere anche direttamente, diciamo, chi li rappresenta e dare una maggioranza ai governi che forze politiche si presentavano alle elezioni. Oggi abbiamo per esempio una maggioranza che governa litigando e litigando i risultati sull'economia e sulla capacità di decidere e sulle risposte dei cittadini. Prima o poi si vedono. Quindi forse il 4 dicembre, se avessimo scelto la democrazia maggioritaria, un sistema più netto per scegliere i propri rappresentanti, oggi il Paese ne beneficerebbe. Purtroppo, come abbiamo detto, è identificato come il giorno nero di Matteo Renzi e quindi quella cosa ha offuscato il vero significato di quel referendum e purtroppo forse il Paese ci ha rimesso senza volere, anzi. Un profilo di merito che è stata una vittoria della democrazia. Io penso che lo scenario poteva essere ancora più drammatico dell'attuale perché i fatti ci avrebbero poi dimostrato che saremmo andati verso un sistema dell'uomo ancora più dell'uomo forte e chiaramente visto il risultato del 4 di marzo, poi sempre questo Sempre questo 4, 4, sì, è vero, e magari ora ci esatto. potevamo trovare con un governo Salvini con la maggioranza assoluta e forse poteva essere ancora peggio, il che è tutto dire, Il che è tutto Posso una dire? cosa rapidissima, Sì, rapidissima. certo. Giustamente io rispetto le opinioni di Faltoni, sono assolutamente legittime, però è normale invece noi ci troviamo con un governo, con, per esempio un Presidente del Consiglio in questo momento che nessuno prima delle elezioni sapeva chi fosse e che non riesce assolutamente a svolgere il ruolo di diciamo, primo tra i ministri, diciamo, che a oggi è quello che la Costituzione prevede e che di fatto oggi deve mediare con l'Europa, parlare, ma di fatto non ha nessuna legittimità. Quindi io capisco che le parole di Faltoni, però capisco anche che oggi la nostra democrazia è una democrazia debolissima. Sì, però ecco di nuovo la legge elettorale che ha portato a questo risultato è stata voluta sempre da Matteo Renzi, quindi dal PD, da Forza Italia No, l'ha volata anche la Lega. Marco, parliamoci chiaramente, era la legge che doveva contenere l'avanzata dei 5 Stelle, cioè, se non ci diciamo questo, e poi non c'è riuscita. E quindi, ripeto, meno male che gli italiani si sono conservati quello di buono che avevano e non hanno fatto questo salto che secondo me col senno di poi poteva essere veramente ancora più buio.
Allora, la sua esperienza appunto all'interno del Parlamento è terminata, forse, non lo so, essere parlamentare oggi sarebbe stato ancora più complicato perché insomma vediamo che come dire, il governo una volta è bianco, una volta è nero, una volta è rosa, una volta è giallo, quindi insomma sicuramente questa sarebbe stata una stagione un pochino più complicata, ma lei si sente di aver fatto, diciamo, il suo dovere fino in fondo, di essere riuscito a, come dire, dare un perché al suo mandato da onorevole? Ma su questo devono giudicare i cittadini, anche se oggi il meccanismo della rappresentanza si è un po' alleggerito, quindi è difficile comprendere il lavoro di chi sta in Parlamento e poi anche poterlo giudicare, perché il meccanismo elettorale alla fine non è così chiaro, quindi bisognerebbe chiederlo alle persone. Dal mio punto di vista sicuramente ho messo molta dedizione, una presenza nel territorio costante, che oggi purtroppo vedo si sta sempre più sfumando nel rapporto tra eletti e cittadini. Ho promosso alcuni emendamenti che hanno comunque coinvolto con delle risposte centinaia di imprese, penso in particolare a alcuni emendamenti all'ultima legge di stabilità che hanno riguardato il commercio su area pubblica, quindi centinaia di imprese. Ho fatto quello che potevo nel limite delle mie possibilità, portando anche le esperienze che avevo maturato precedentemente, come quella dell'assessore al bilancio del Comune di Arezzo. Tutto sommato non sono contento di non essere in questa legislatura, e potrebbe qualcuno pensare, magari chi ci ascolta, ma Donati insomma, forse ci dice una mezza bugia. Invece non è vero, perché questa legislatura non sta facendo assolutamente niente, quindi non è qualificante per i deputati che in questo momento sono rappresentati. Il Parlamento non lavora, lo potete vedere dalle statistiche parlamentari, non c'è nessuna iniziativa parlamentare, il governo non sta producendo decreti, quindi i parlamentari hanno fatto, vi ricordo ci fu una polemica nel secondo anno di legislatura perché il Parlamento chiuse per 2 settimane, invece quest'anno il Parlamento ha chiuso per 40 giorni, nessuno sta polemizzando, e coloro soprattutto che avevano detto che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno si stanno adagiando su dei ritmi blandi nel quale purtroppo faccio fatica a vedere i cittadini si rivedono nella rappresentanza parlamentare. Quindi credo che questa legislatura debba quantomeno prima o poi dare un segno di vitalità, e i parlamentari anche un segno di presenza rispetto alle problematiche dei cittadini. Ma ecco, qualche recriminazione, qualche anche rispetto al fatto che chi ha fatto le liste elettorali del Partito Democratico poi alla fine non ha favorito né lei né la Donella Mattesini, che magari eravate la parte più, forse anche più forte, quindi non aver puntato su persone come voi non è stato un errore anche politicamente, anche, che ha contribuito poi allo scarsissimo risultato anche in provincia, nelle nostre zone, anche in provincia d'Arezzo. Per la prima volta è stato espresso il senatore della Lega, insomma, voglio dire, nel nostro... Ma il meccanismo elettorale era molto complesso, quindi è impossibile capire se il risultato elettorale in qualche modo è stato condizionato, perché i collegi uninominali poi alla fine non erano reali collegi uninominali, quindi si è visto in molte... Sì, noi avevamo, chi avevamo come primo, chiesta che avevamo, non avevamo... No, magari c'erano dei meccanismi che potevano tutelare gli eletti, quindi il meccanismo proporzionale, le cosiddette liste bloccate, è stato scelto di non inserirmi in quel meccanismo che mi avrebbe consentito la rielezione, forse perché... Chi c'era stato messo in quel posto? No, io sono persona molto schietta, un anno e mezzo, prima delle elezioni, che esprimevo dei dubbi su alcune modalità... Magari esprimere dei dubbi e essere stato persona coerente con i propri principi non è piaciuto a tutti, e quindi probabilmente non ho avuto la sorte che hanno avuto altri, che magari hanno preferito avere comportamenti diversi per ottenere anche una candidatura. Quindi a questo punto di vista io mantengo la mia autonomia e ne sono contento. È pagato un po' anche appunto il fatto di essere accomunato a Renzi in questo? No, stavo parlando più che altro di chi ha fatto le liste e come sono state fatte, cioè ad altri colleghi è stata riservata una sorte diversa, sono stati inseriti nel cosiddetto listino bloccato. A me non è accaduta questa sorte, ma non mi pento, ho fatto la mia battaglia elettorale. Avrei preferito chiaramente un sistema elettorale diverso, un sistema uninominale vero, come tutti ricorderanno l'elezione, Fanfani Bianconi, che sicuramente è una delle più state più. Però quello era un vero sistema uninominale, cioè si confrontavano due soggetti. Questo è stato sistema misto, anche il rapporto con il territorio che ho cercato di mantenere non poteva essere valorizzato da questo meccanismo elettorale. Insomma, mi sembra di capire dalle sue parole che questa cappa della quale noi spesso abbiamo parlato non si toglie da questa città o comunque anche da questo paese, perché poi alla fine
No, non parlavo di capa, no, parlavo semplicemente, mi è stata fatta una domanda individuale, quindi sul fatto che, della mia eventuale ricandidatura e su questa esperienza attuale di Parlamento. No, credo che la città in centro, di questo territorio, invece abbia in questo momento bisogno invece di una scossa, però su questo insomma si aprirebbe un ragionamento molto ampio. C'è una necessità assoluta, soprattutto sul lato dell'economia, che non aprono più aziende in questo territorio, non ci sono novità dal punto di vista imprenditoriale, bisogna tornare a essere attrattivi e essere dinamici. In questo momento la dinamicità oggettivamente non la vedo. Ecco, direi di concludere sull'analisi del PD, però qualche, magari dopo parliamo anche di Arezzo e anche certo. Degli ultimi fatti, però direi, ma qualche critica a 5 anni della legislazione precedente, soprattutto al cosiddetto renzismo, se la sente di fare, oppure non ci sono critiche da fare a quel periodo e sono gli elettori che hanno sbagliato a votare? No, gli elettori non sbagliano mai, quindi io sono tra quelli che pensa che dire gli elettori non ci hanno capito sia sempre una stupidaggine. Gli elettori sentono quello che i politici, le figure pubbliche gli dicono. No, dicevo proprio prima che forse proprio per aver fatto delle critiche, però io non le faccio mai sui giornali, fa parte del mio carattere, io non polemizzo mai perché i cittadini di polemiche non ne possono più e quindi credo che nei partiti, nelle formazioni politiche, nelle associazioni le cose che non vanno ci si dicano ovviamente all'interno degli organismi dirigenti e sono organismi democratici eletti. Io ho più volte manifestato delle critiche, cioè ritenevo che per esempio a un certo punto un certo tipo di comunicazione troppo forte, troppo aggressiva non avrebbe premiato perché quello che stava facendo il governo era positivo ma aveva bisogno di un racconto diverso per esempio. È incredibile che in una fase ascendente per l'economia come è stata quella di un anno e mezzo fa i cittadini abbiano percepito un governo che non funzionasse e in questo momento mantengono fiducia nel governo attuale nonostante si stiamo per andare di fronte a una fase recessiva, quindi vuol dire che noi abbiamo assolutamente sbagliato quel racconto, un racconto fatto di troppa enfasi, di troppa, a volte anche, uso un termine forse un po' forte, un'eccessiva anche arroganza nel racconto che non fa parte del mio carattere, quindi io sostenevo una fase riformista, ma dall'altro punto di vista nessuno ovviamente può accusarmi di essere una figura che alza la voce o nel racconto esterno insomma pone le basi per un racconto forte, aggressivo. Ecco. Insomma, questi di adesso si sanno più vendere, questo è un po' il senso del messaggio. Una cosa gli volevo chiedere, ma chi criticava Renzi e la Boschi definendoli degli arrampicatori sociali, espressione di quella parte della popolazione più arrampicatrice, spregiudicata, condivide questa critica oppure loro non hanno nulla di questo? Ma io credo che fossero politici che avevano un'idea in testa, c'era un disegno politico abbastanza chiaro, quindi da una parte c'era l'esigenza in questo paese di tornare a essere un paese un pochino più aperto, c'era la necessità di riformare la pubblica amministrazione, il mercato del lavoro, le cosiddette riforme istituzionali, una parte di diritti civili, cioè c'era un'esigenza di riformismo. Secondo me è stata messa in campo con delle politiche. Per esempio non aver approvato lo Ius Soli, non è un errore? Ma io penso che questo governo di riforme ne abbia fatte una quantità incredibile, quindi non può essere accusato di non essere un governo riformista. Quindi insomma c'è stata una grande capacità insomma, di promuovere il Parlamento, perché lo dico ora non sta tanto lavorando, perché dall'altra parte la legislatura scorsa è una legislatura in cui il Parlamento ha lavorato anche su input del governo moltissimo e quindi credo che ci fosse una volontà riformatrice. Poi se questa si è tradotta in errori politici che hanno prodotto una sconfitta, un risultato non, questo chiaramente piano piano verrà giudicato nel corso degli anni, ognuno si è fatto probabilmente la propria opinione. Detto questo, ecco, anche farsi, come dire, eleggere in un collegio del Sud Tirolo, ecco, è a mio personalissimo parere, insomma, una delle più brutte abitudini della politica, quindi quello con il riformismo ha poco a che fare, o no? Continuo sulla posizione che avevo precedentemente. La legge elettorale era la migliore legge elettorale secondo me, che potevamo avere era l'Italicum, quella che è stata votata nel 2015, una legge con dei collegi veri. Questa legge alla fine è stato il compromesso per le sentenze della Consulta e il no al referendum. Alla fine dice la legge l'ha voluta Renzi, diceva prima Faltoni, l'ha votata anche la Lega questa legge elettorale, cioè è stata una legge votata dalla maggior parte del Parlamento, quindi perché a un certo punto c'era un impasse ormai tale per cui bisognava trovare una legge per andare a votare.
I collegi uninominali non erano dei veri collegi uninominali, perché io ho visto, insomma, lei si sarebbe fatto mettere in un listino, io, un aretino come la Boschi, cioè si sarebbe fatto mettere in un listino del Sud Tirolo. Io personalmente a Bolzano io non mi sarei candidato, però questa è una mia posizione personale. No, io a Bolzano personale, però io non ero una figura di livello nazionale, no, quindi non avevo sempre una figura legittima, poi è stata eletta, quindi ci mancherebbe altro, però ecco, mi sa un po' di, come sapore, no? Di vecchio modo di fare politica. Detto questo, ci dobbiamo fermare perché siamo già al primo step della pubblicità. Ci vediamo dopo, ma parliamo anche del Comune di Arezzo, ovviamente. Allora, seconda parte di A Tu per Tu con Marco Donati, ex parlamentare del Partito Democratico, tuttora esponente di questa forza politica. Abbiamo fatto un po' di ragionamenti su quello che era il governo nazionale nella prima parte, adesso io vorrei scendere su quello invece aretino, perché siamo già, insomma, nei due terzi. C'è le elezioni fra poco, c'è un paio d'anni, insomma, il 2020, come alcuni lo definiscono, è abbastanza vicino, questo 2020. E allora per questo 2020 che cosa stiamo preparando? Perché insomma è da un po' che si comincia a pensare, ma chi sarà il candidato, ma chi lo farà, chi sceglieranno, come lo sceglieranno, perché poi sappiamo bene che a livello, insomma, di amministrazione comunale insomma, la persona fa la differenza. E tra l'altro nel 2019 ci sono molti comuni che sì, si rinnoveranno, quindi anche quello sarà un po' veramente un tastare il polso. Ecco quello che è il gradimento nei confronti del Partito Democratico. Ora scendiamo davvero sul territorio aretino. Ma da questo punto di vista credo che sia ancora oggettivamente prematuro, perché il sistema politico è in evoluzione. È vero che sul piano locale però le proposte politiche per amministrative hanno a volte un carattere diverso dal carattere prettamente politico, quindi ormai sempre di più ci sono progetti che sono espressione di civismo e quindi hanno più riferimento a questioni locali. Su questo bisogna credo ancora aspettare. Si è aperto proprio in questione un tavolo del centro-sinistra, tutte le forze che si rivedono appunto in quest'area, e credo senza dire che con un ruolo di prima donna da parte di nessuno dei partiti, e ovviamente il Partito Democratico è ancora il partito che ha più consenso, però ecco, da questo tavolo piano piano si studieranno idee e programmi che potrebbero far emergere anche a candidature che potrebbero però essere poi espressione anche di un contenitore molto più ampio, dove potrebbero confluire anche progetti civici. Quindi queste sono tutte cose che le ultime elezioni ci hanno insegnato, che ormai i sindaci vengono eletti sulla base anche di situazioni molto locali, e quindi vediamo un po'. Ma cosa te sei succede. Coinvolto nella creazione di questi circoli civici che sono nati anche qui in provincia negli ultimi giorni? Ho sentito Bibbiena, c'era qualcosa? No, io per mia caratteristica sono persona che frequenta questa città in lungo e largo, quindi nei suoi luoghi di aggregazione, associazionismo sportivo, e quindi mi sento, io faccio politica, quindi sono un esponente di un partito, quindi non posso definirmi espressione di civismo. Credo che però sempre di più serva ricostruire un sistema di relazioni tra la politica cittadina e tutto quello che gli ruota intorno. In queste ore, per esempio, un consigliere comunale della lista civica che aveva sostenuto Ghinelli Rossi ha aderito a Forza Italia. Credo che in questo momento è proprio, per esempio, nell'attuale maggioranza di governo della città, è proprio il civismo che sta venendo a mancare, quel civismo che era diventato il valore aggiunto dell'attuale sindaco sta venendo meno, quella maggioranza è sempre più politicizzando e sta perdendo pezzi di civismo. Io invece credo che il centro-sinistra invece debba acquistare sempre di più forza e mantenere un dialogo con tutto un mondo di questa città associativa, in questo momento non trova risposte nell'amministrazione, che è espressione invece migliore. Hai fatto l'esempio di Rossi, ma c'è un motivo per cui lui è passato dentro Forza Italia? Ma questo va chiesto ovviamente a Rossi. Politicamente ci sarà una... Esisteva una lista civica, si chiamava Ora Ghinelli, ed era, ha preso molti voti e credo abbia consentito al sindaco di diventare sindaco. Era espressione il fatto che quella maggioranza di governo era una maggioranza che poneva al centro gli interessi della città
e rispetto alle esigenze della vita politica. Poi Ghinelli in un'intervista a Rai 3, ricorderete, a Concita De Gregori, ha detto non è mica facile governare con la Lega sostanzialmente. Tra l'altro una cosa che non so come i suoi alleati abbiano digerito in maniera molto positiva, non ha detto proprio così, però forse ho un po' esagerato io le domande. Io credo che in questo momento Ghinelli sia un po' schiavo dei partiti di maggioranza di centrodestra, che sono anche molto litigiosi, ho visto in questi giorni spesso discutere, e si sta un po' perdendo di vista l'obiettivo della città, secondo me. Quindi si sta ripoliticizzando questa maggioranza e sta perdendo però di vista forse le scelte strategiche, che e infatti il Consiglio Comunale negli ultimi tempi insomma, non ha preso decisioni importanti sullo sviluppo economico, urbanistico, sociale, ambientale di questa città. Questo è oggettivo. Però ecco, la città non avverte l'opposizione attiva, non l'avverte presente, anzi io penso che non è difficile avvertirla come anche un'alternativa in questo momento, perché... Ma davvero da questo punto di vista l'analisi potrebbe essere di varia natura. Io credo che è sempre molto più difficile ormai nella politica moderna fare opposizione, intanto perché le maggioranze nei consigli comunali sono molto ampie, cioè quando i consiglieri comunali che sostengono il sindaco vincente ottengono una maggioranza schiacciante nei consigli comunali, questo lo decide la legge, e quindi è molto difficile giocare sui numeri o mettere in difficoltà le maggioranze nei consigli comunali. Credo che sia anche difficile in questo momento fare opposizione, perché a cosa ci opponiamo? Cioè, nel senso, in questo momento è molto complicato dire che ci opponiamo a una politica urbanistica o di sviluppo della città o una politica ambientale, nel senso che in questo momento non c'è. Penso alla mobilità, ricorderete che c'è stata una mobilitazione per l'abbattimento dei lecci, no? Perché in fondo, alla fine, almeno quella era una decisione, brutta o sbagliata. Però se io devo riconoscere il mio consigliere di opposizione per i lecci, con tutto il rispetto per i lecci, insomma, ce ne saranno di questioni più importanti da la sede della municipale. Abbiamo dovuto attendere un consigliere di Forza Italia un'opposizione. Voglio dire, non avevamo un dormitorio, il comune si rifiutava di aprire un dormitorio perché lo definiva attrattivo anche per altri luoghi. Cioè, ma io non ho sentito, non ho visto la sinistra. Cioè, io credo che una delle battaglie della sinistra doveva proprio essere quella di non di avere il dormitorio, come abbiamo già detto in altre trasmissioni, per l'inverno, perché d'estate si può dormire per terra, si può dormire in una stazione, si può dormire in un parco. Cioè, voglio dire, io credo che un essere umano dovremmo avere essere orgogliosi se tutti dormiamo in un letto. Quindi non c'è stata una battaglia però, in questo. Io, guarda, se voi andate a vedere le interrogazioni e i lavori del Consiglio Comunale, non l'aveva fatto nemmeno il PD, il dormitorio fisso. Ci sono le posizioni su tutto. Però guardate, provo a esprimere un concetto sperando che i cittadini, chi ci ascolta, sia gli ascoltatori, di rivolgermi direttamente a loro. Il problema in questo momento reale non è neanche opporsi su temi specifici, il problema è che questa città sta diventando una città media, nel senso che è media in tutte le classifiche, ed è una città che non riesce a pensare a un'attrazione di investimenti né pubblici né privati, bandi europei. Mi ricordo Gianni Cantaloni, che era assessore del centrodestra, sviluppò all'interno dell'amministrazione comunale uno sportello europeo che funzionava, è stato abbattuto, proprio anche sempre più eliminata anche negli ultimi tempi, quindi era un'esperienza che faceva riferimento a una precedente esperienza del centrodestra. Non attraiamo investimenti privati, cioè il problema non è in questo momento opporsi a qualcosa, ma il problema è che questa città si sta lentamente addormentando, e invece servono proposte per ridinamicizzarla. Pensate per esempio in questo momento che c'è una grandissima difficoltà al cablaggio della città, c'erano investimenti legati alla fibra, legati anche a Open Fiber, che è lo strumento con cui il precedente governo ha cercato di cablare l'intero territorio nazionale per dare internet veloce in tutte le città. C'è stato in questi mesi un fortissimo rallentamento, la città non viene cablata perché il comune sta creando delle difficoltà oggettive a questa operazione. Ecco, una città che non trova la fibra, non trova investimenti anche per le infrastrutture immateriali, è una città che lentamente perde opportunità, cosa che invece a Perugia in questi giorni invece sta accadendo, la città è quasi tutta cablata. Ecco, penso che stiamo probabilmente addormentando, ed è molto difficile, guardate, fare opposizione a questo lento, a questa lenta apatia, che è la cosa che a me francamente preoccupa di più. Bisogna tornare a essere una città di qualità che esprime politica di qualità. Invece secondo me si potrebbe
potrebbe fare molto però di direi più. Che il tempo sta passando, vogliamo andare sugli ultimi fatti di cronaca? Sì, okay. Sì, allora, velocemente anche per capire l'opinione. Sì. Allora, Marco, c'è stata l'intervista del vescovo di Montepulciano del Corriere della Sera in questi giorni, che ha aperto una grandissima discussione nel mondo politico, ma anche nel mondo cattolico, e il quale chiaramente da questa intervista lui ha difeso il proprio gregge e non ha usato una parola di pietà per il moldavo morto. Ricordiamo la vicenda, quella di Freddy Pacini. È talmente scontata, conosciuta. Però magari c'è certo. Chi. Ecco, intanto questo primo aspetto. Ecco, l'altro elemento da sottolineare è che il vescovo di Montepulciano l'ha nominato Francesco, quindi non è nemmeno da dire che uno che faceva parte della nomenclatura della Chiesa, ma scelto da Francesco recentemente. E quindi un giudizio su questo, ma anche su questa, cioè sul fatto: è possibile paragonare una vita umana a un bene, a una bicicletta, come in questo caso, comunque a un oggetto? Cioè che il nome, insomma, della legittima difesa, che rimane tale, ecco, si possa però pensare che siano i cittadini armati a garantire la sicurezza in un paese civile. Ma rapidamente tre questioni. La prima riguarda la legge, il clima, la sensibilità dei cittadini in questo momento. Allora, i cittadini stanno avvertendo un bisogno di sicurezza, sia in luoghi dove la criminalità aumenta, sia in luoghi dove non aumenta. Quindi questa è una risposta che c'è e bisogna capire perché è così forte. La politica però, posto che a secondarla, dovrebbe trovare delle soluzioni, quindi per esempio aumentare... C'è chi dice che è colpa della stampa, tanto così. Perché... No, ma io non credo sia colpa della stampa, io credo che sia un sentimento percepito. Come dico sempre, i cittadini hanno sempre ragione. Se percepiscono questa cosa... Allora, quindi bisogna aumentare, per esempio, le forze dell'ordine. C'era un piano per assunzioni straordinarie del precedente governo, il governo Tria l'ha sospeso perché mancano i soldi. Allora, su questo Salvini ci dica qualcosa. C'è necessità di una certezza della pena, quindi che funzioni meglio, oppure che la pena sia veramente rieducativa e le carceri funzionino. Insomma, sono una serie di elementi che riguardano la sicurezza delle persone. Il governo dia risposte, perché in questo momento ne ha promesse molte di cose e le deve fare, perché questa percezione o questa necessità dei cittadini sia questo sentimento di sicurezza con risposte concrete venga presente. La vicenda, attualmente ci sono delle proposte di legge rispetto all'aumento, rispetto alla legittima difesa. Sono tutte proposte molto interessanti, Salvini ha promesso molte cose, però Salvini sa bene che oltre un tanto non può andare, quindi anche le proposte che ci sono possono in qualche modo aumentare, far scomparire l'eccesso di difesa, dare più spazio a quella soggettività, oggettività che c'è ogni volta un cittadino si difende, ma la Costituzione mette la vita sopra la proprietà individuale, quindi oltre un tanto anche Salvini sa che non può andare, quindi anche le leggi che ha proposto sono qualcosa di leggermente più quello che attualmente la legge propone per consentire appunto la difesa dei cittadini, ma non consentono ai cittadini di potersi armare e difendersi. Quindi, se l'aspettava una parola di pietà sul moldavo dal vescovo o no? Ma io non ho letto l'intervista, il vescovo adesso l'ha fatta. Una posizione... Io di solito non commento le posizioni dei vescovi, io commento quelle dei politici. Generalmente un pochino da un vescovo mi colpisce più che da un politico. Ecco, questo, a questo punto di vista, le parole che tu mi hai ricordato del vescovo un po' mi sorprendono, perché ovviamente la pietà, è in questo momento anche una valutazione diversa, potevano essere parole chiaramente più significative. Però fatemi fare una valutazione mia personale, che non è un giudizio politico su quello di cui stiamo parlando. Io personalmente sono un cittadino comune, quindi anch'io come tutti ho una famiglia, una casa, che spero sia un luogo per me sicuro nel quale nessuno provi ad entrare. In alcune occasioni in casa mia, anni passati, i ladri sono entrati, quindi ci sono stati meccanismi di infrazione. A me questa cosa ovviamente ha preoccupato. Io però personalmente non mi sento di poter utilizzare un'arma, non metterò mai un'arma in casa, ma è una posizione mia personale, perché non sarei assolutamente in grado di usarla, non sarei in grado di offendere una persona, ma questa è una posizione mia personale. Ecco,
È la sensibilità che ho maturato in queste ore. Ma non deve essere lo Stato a garantire la sicurezza. Lo Stato deve, infatti, le parole che dicevo prima. Non dobbiamo pretendere che sia lo Stato con, insomma, le forze dell'ordine che ci sono, infatti, che siano messe in grado, che siano messe in grado, perché attenzione che l'uso delle armi per le forze dell'ordine, sì, paradossalmente è ancora più... Ma c'era un piano di limitato, c'era un piano di assunzioni straordinarie. Detto perché quello è così. Che secondo me è fondamentale, che poi l'ha detto anche il professor Kelly, la proporzionalità, cioè di fronte al pericolo, cioè non deve essere il pericolo del patrimonio, ma il pericolo deve essere della persona. Quindi se io mi trovo il ladro in casa che mette in pericolo la mia vita o quella dei miei familiari, è giusto che io la difenda, perché qui sono la vita di una persona che vive tranquillamente nella sua casa e la vita di un ladro che si è introdotto illegalmente nella casa. È chiaro che di fronte a questo bilanciamento nessuno ha dubbi che prevale la vita, certo. Che prevale la vita di chi ci vive rispetto all'altro, ma se il pericolo è solo il patrimonio e non la vita di chi ci vive, io credo che non si possa accettare mai la legittima difesa a difesa del patrimonio, ripeto, è a difesa, e la nostra Costituzione lo dice chiaramente, la proporzionalità, certo. È questo. Purtroppo a volte è una cosa molto impopolare quella che lo so, però purtroppo a volte c'è una soggettività della compresenza delle persone che abitano e il patrimonio, e quindi chiaramente poi è un meccanismo molto difficile in quel momento. Io vi posso dire una cosa, ho in questi giorni nel cuore e anche nelle preghiere da credente la persona coinvolta, quindi Freddy, perché credo in questo momento questa persona non volesse diventare un eroe, suo malgrado ha una, credo senta in questo momento dei sentimenti profondi, e quindi andrebbe questa figura rispettata. Per non cercare quello che è successo. No, però dico andrebbe rispettata di più, compreso anche quello che sta vivendo, perché credo che non siano momenti e non saranno momenti semplicissimi. Quindi io credo che su questo forse tra un po' anche il clamore mediatico è giusto che si abbassi un po', lo spero per lui, per la sua famiglia, davvero questo lo dico di cuore. L'ultimissima cosa proprio su questa vicenda, i sindaci che sono andati a questa fiaccolata, come la trova, come vabbè, mossa? I sindaci sono espressione di un territorio... Anche del PD, però... No, vabbè, sono espresso... Cioè, se c'è un sentimento diffuso, io credo un sindaco debba andare, partecipare, comprendere, ascoltare. Credo che alla fine questo momento per chi fa politica, sia in senso istituzionale, chi è eletto, il rapporto con i propri cittadini sia fondamentale. Ma è opportuno andare con la fascia? Cioè, voglio dire, voglio dire, allora, prima di tutto, secondo me, per la connotazione, ma soprattutto per gli slogan, per tutto quello che è successo durante questa manifestazione, era una tipica manifestazione di destra, direi della destra anche più oscura. No. Sì, fammielo dire, ho detto negli ideali, nell'idea, cioè, poi la partecipazione era forse più trasversale, però secondo me un sindaco di sinistra, oltre a non andare, comunque un sindaco ci vai a titolo personale, e fai quello che vuoi, ma non con la fascia che rappresenta un'intera comunità che, ad esempio, a me non mi rappresentava nella maniera più assoluta, anzi l'ho vista in maniera estremamente negativa. Quindi io credo che quella manifestazione la vedo in maniera estremamente negativa, e ripeto, non si può correre, chi fa politica non può correre dietro al gregge, cioè non si può accettare la pace sociale sparando agli inerti o agli inermi, e credo che sia chi ha queste responsabilità dovrebbe stare molto più attento. Però se può passare l'ultima cosa veloce, praticamente l'Espresso di questa settimana titolava PD partito che non c'è più. Ritorniamo alla domanda precedente, questa destra quanto si tiene stretta? Ecco, poi ci deve dire anche, un'altra cosa fondamentale, c'è il congresso, chi sta appoggiando tra i candidati attuali? Rispondo subito alla domanda, faccio una battuta sul PD, partito che non c'è più. Un pochi giorni fa un esponente di un precedente partito della Prima Repubblica, che oggi ha aderito al Partito Democratico, è stata una figura abbastanza nota, ma ora non faccio il nome, non vorrei essere sgradevole, mi disse: ma voi volete abbattere un partito che ha il 18%, noi non siamo mai andati oltre il 12%, secondo me siete pazzi. Allora io credo che questo partito sia pure l'espressione di una fetta di popolazione che deve chiaramente trovare
oggi le esigenze della popolazione e le risposte ai bisogni cambiano rapidamente. Il Partito Democratico, mantenendo saldo una serie di valori chiari, tipo i temi legati alla scuola pubblica, sanità pubblica, una serie di valori che non si possono venir meno, deve oggi piano piano riconnettersi e trovare spazio per essere partito che spinge ancora, secondo me, verso una sorta di vocazione maggioritaria, cioè ancora un partito deve spingere a semplificare il quadro politico che invece purtroppo si è, ahimè, di nuovo frammentato. Dall'altro punto di vista, io, se si candiderà, perché in queste ore insomma sono espressi dei dubbi, ma io non credo che ci saranno, se si candiderà io sosterrò Marco Minniti come espressione della parte riformista, perché credo che sia lui il candidato che esprimerà quella parte che io ho sempre sostenuto dentro il PD, quindi riformismo in senso economico, sociale. Bisogna proprio chiudere. No, si chiude, ma hai detto se non si presenterà, ma se non si presenterà allora è vero quello che si dice, che Renzi fa un altro partito e quindi sei pronto a fare le valigie? No, ma credo che Minniti si presenti o non si presenti a seconda di quello che fa Renzi. Il 17 ci saranno le candidature, io sosterrò quello, sento il programma che sento più vicino. Ad oggi credo che se il quadro è quello di cui si è parlato fino a questi giorni, io sosterrò Marco Minniti. Ti escludi quindi che se Renzi fa le valigie e va da un'altra parte te lo segui? Io non credo che Renzi farà un partito, ma va chiesto a lui. Ma dovesse farlo, gli andresti dietro o no? Ma è difficile dire che a una figura no, è difficile dire se uno fa un partito, perché su che basi si nasce quel partito, con quali caratteristiche, quali idee, cioè non basta dire se fa un partito e vediamo tutti dietro. Credo che Renzi è una figura che ha delle idee su cui io spesso mi sono rivisto e credo sia un riformista, però ovviamente non si può dire si fa un partito dopo domani mattina, cioè bisogna capire di che basi si parla. Io non sono, ho talmente rispetto della politica, dei cittadini e della complessità che prima di prendere una scelta e dare un'appartenenza ho bisogno di capire di cosa stiamo parlando. Va bene, alla prossima puntata allora. Grazie a Marco Donati. Grazie a voi. Tempo è volato, grazie a tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.